Buonasera da Europa TG. La Commissione europea rivede al ribasso le previsioni di crescita della zona euro. Nel 2009 il PIL scenderà a meno 4% e resterà sotto la soglia dello zero anche nel 2010. Per il commissario agli affari economici Joaquín Almunia si tratta di una situazione di grave recessione, ma l'Europa, secondo Almunia, non è più in caduta libera. Nella zona euro il dato negativo più pesante lo ha registrato l'Irlanda con meno 9%, male anche Germania, Finlandia e l'Italia, per la quale è previsto un meno 4,4%. Dati commentati anche dal ministro italiano Giulio Tremonti. I dati di oggi della Commissione europea sono in linea con i nostri dati e abbiamo lavorato su quel presupposto. Ci riconosciamo assolutamente sui numeri della Commissione e soprattutto apprezziamo le parole del rapporto della Commissione, dove si parla di sana, prudente gestione del bilancio. Le previsioni economiche di primavera vedono nero anche sul fronte della disoccupazione, che in Eurolandia nel 2010 vedrà salire il suo tasso all'11,5%, dati allarmanti che arriveranno anche sul tavolo dell'Eurogruppo da stasera riunito a Bruxelles. Ai ministri dell'economia il commissario Almunia chiederà di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e di definire un nuovo modello di crescita. La Commissione vorrebbe infatti che le misure anticrisi di ogni Paese membro siano oggetto di un coordinamento europeo preventivo prima di essere adottate a livello nazionale. Saranno gli studenti europei dei licei artistici e scuole di design a inventare il nuovo logo che contraddistinguerà i prodotti biologici del vecchio continente. La commissaria europea Marianne Fischer-Boel ha comunicato che i ragazzi interessati si potranno iscrivere al concorso sul sito della commissione. Per farlo c'è tempo fino al 25 giugno 2009. Il progetto vincente diventerà il logo ufficiale da apporre sui prodotti biologici a partire dall'estate del 2010. L'Europa tenta di strappare agli Stati Uniti la gestione dei domini internet. L'ICANN, organismo che assegna i suffissi .com e .net, lavora da sempre in stretto contatto con l'amministrazione americana grazie ad un accordo che però scade il 30 settembre prossimo. Il commissario alle telecomunicazioni Viviane Reding, in un messaggio sul suo sito internet, ha esortato l'organismo ad interrompere il vincolo e a diventare indipendente. Oltre a decidere quali nomi aggiungere alla lista dei domini più importanti, ICANN gestisce il sistema degli indirizzi web che assicura la connessione e la navigazione dei PC. Tutti gli aggiornamenti al nostro sito uelife.eu.